Buonasera amici telespettatori, benvenuti a questo programma, bentornati dalle ferie, spero con tutta l'energia per resistere ai prezzi che sono aumentati, ma anche per intraprendere un'intera stagione lavorativa. Ma il mio pensiero va a quelle persone che non hanno un lavoro o che attendono di riprenderselo un lavoro, uso questo termine perché il lavoro è un diritto. A queste persone va il mio pensiero e a queste persone che io dedico questa prima puntata del talk show del sottoscritto. Detto ciò, passo subito a presentare i veri protagonisti, sono soltanto loro i protagonisti delle storie che noi racconteremo attraverso questo salotto. Iniziamo subito con il primo. Per la presentazione di questo illustre ospite non c'è bisogno di spendere tante parole. Possiamo soltanto dire che è l'unico politico autentico, almeno in Abruzzo, che ha fatto della sua professione una missione, un credo. È con noi il pluriministro Remo Gaspari. Applauso, grazie ministro. Grazie, grazie, buonasera. Ministro, buonasera. Per aver accettato l'invito. L'ho dovuta corteggiare abbastanza per farla venire. Però. Si tratta di percorrere un paio di centinaia di chilometri per venire qua e quindi c'è sempre una certa resistenza. Voleva sapere comunque bene... sono lieto di essere venuto. Grazie, grazie. Ministro, ci siamo rincontrati dopo diversi anni. Io iniziai tantissimi anni fa una mia trasmissione con un collegamento da Palazzo Vidoni, 20 anni fa, quindi lei era a Palazzo Vidoni. Sì, ministro della funzione pubblica. Della funzione pubblica, e quindi facemmo questa conoscenza e adesso ci siamo rincontrati, mi ha fatto molto piacere. C'è una statistica, ministro, in materia di notorietà, che lo vuole, forse questo qui lei non lo sa, ma la vuole a pari merito con lo zio d'America, perché essendo lui stesso ministro, indicato affettuosamente lo zio Remo, no? È una invenzione che hanno creato i giornalisti, oramai ha fatto il giro d'Italia, me lo dicono dappertutto. Ma perché zio Remo? Perché lei ha tanti nipoti a cui ha pensato e a cui pensa ancora e non sono tutti riconoscenti questi nipoti? Ma perché io sono stato sempre rimasto immerso nella società civile che mi ha espresso. Quindi ero un ministro facilmente raggiungibile, una persona con cui si parlava come con un cittadino qualunque, una persona alla quale si potevano confidare problemi, situazioni, necessità, trovando una solidarietà viva, sociale, umana, che poi fa molto effetto sulle persone, anche di più di quelle cose che magari uno può fare. Senta, poco fa è uscito il titolo, lo chiamano il sottopancia tecnicamente, dove c'era scritto Remo Gaspari politico. Ecco, le sta bene come... Ma a me va bene, va io bene io la posso chiamare ministro tranquillamente perché... Tutti sì. I titoli mi vanno bene. Lei è avvocato però, vero? Sì, ho esercitato la mia professione per oltre 10 anni vivendo di attività personale. E ritengo anche che chiunque si affaccia alla politica prima deve avere dimostrato di sapere lavorare, di saper vivere e di guadagnarsi il ruolo che vuole nella società. Chi non ha lavorato, chi vive di politica, secondo me parte con le gomme bucate. Come dire, braccia rubate all'agricoltura? Sì, probabilmente è così, ma anche perché... Chi non ha mai lavorato e non viene da un passato di lavoro ha per forza di cose la tentazione di non uscire mai di scena, perché uscire di scena significa perdere molte volte i mezzi per vivere e questo per me è un grave danno. Senta, dopo ministro le chiederò se in politica esiste la riconoscenza, ma glielo chiederò dopo. Sì, sì, lei va intanto, bene, sì, ma va bene. Io credo no, che... No, non me lo dica adesso, me lo vuole dire adesso? No. Va bene, lo dice, va no. Bene, d'accordo. Teniamo un attimo un po' di suspense, perché quello serve sempre. Guarda. Va bene, allora recuperiamo i ritmi, passiamo a presentare, ringraziamo il ministro Gaspari e passiamo a presentare l'altro ospite. Lei è nata nel 43, discendente da una famiglia famosa e ricca, una famiglia friulana, proprietaria di un'industria di birra,
e ora non le appartiene più. La birra Moretti, dopo varie vicissitudini, alternando momenti esaltanti a momenti d'angoscia, sentì il bisogno di esternare per iscritto il suo affetto per il baffone con il calice in mano. Però nello stesso tempo coglie l'occasione per descrivere tutte le ansie, le angosce, la disperazione di colei che nasce indesiderata. È tornata, una parola forte, eh? È tornata per parlarci del suo libro Sposerò il baffone, Annalena Menazzi Moretti. Applauso alla signora Annalena. Grazie. È sua madre che era una Moretti, vero, sì, signora Annalena? Sì, la mamma, sì. Sua buonasera madre. A tutti, prima di tutto. Lei è una friulana rinata a Pescara, le sta bene questa definizione? Sì, mi sento metà friulana e metà abruzzese. Solitamente si dice d'adozione, ma lei è proprio rinata a Pescara? No, non perché sì. Comunque è rinata. Certamente, io la vita vera l'ho vissuta a Pescara, in quanto prima... vivevo in un'atmosfera con un'educazione asburgica dove non ci si permetteva di fare niente, sì. Molto sofferta in quanto io ero la più piccola dei miei fratelli. Ma come le è venuto in mente, signora Annalena, sì, di scrivere questo libro? Perché lei ha suscitato un vespaio di, guardi, di polemiche, qualche fuggi c'è stato. Non ce la facevo più perché... Qualcuno in famiglia ha avuto qualche problema dopo il suo pochino, libro? Un pochino, sì, questo mi dispiace per sì, quanto io ho voluto molto bene a tutti i componenti della mia famiglia. E queste cose poi succedono quando uno poi cresce, si rende conto anche dei comportamenti, sì, scusi, sia dei vera, genitori. Prima che... è sfuggito alla regia... Sì. Una specie di sorriso che ha abbozzato il ministro Gaspari, ma soltanto perché lo voglio spiegare, perché adesso andiamo sì, sul ministro Gaspari, perché sul libro della signora Moretti si parla di un certo incontro tra lei e un ministro, ma giustamente il ministro ha detto, per carità, è sicuro che non sono io. Non sono certamente io. Il ministro Gaspari era troppo sì, intelligente, vabbè, non se diciamo mi avesse che... fatto la corte forse... ci sarei pure stata, va bene, posso va bene, dire, ecco, perché a me piace sempre confrontarmi con persone intelligenti, c'è niente da fare, nella mia vita è sempre stato così, d'altronde. Bene, grazie signora Moretti, prego. Tra poco racconteremo, tornerò a raccontare la sua storia, io intanto, quasi come se fosse un'incoerenza, un paradosso, dopo aver presentato la signora Moretti ho pensato di proseguire nell'intento di far ragionare, riflettere, meditare quei giovani che soffrono, ahimè, del mal di vivere e che spesso ricorrono all'uso di droghe ed alcol. L'Italia è un paese, pensate un po', dove solo per alcol muore un giovane su quattro ogni giorno e dove gli incidenti automobilistici dovuti all'alcol sono innumerevoli. Muoiono quasi 11.000 persone all'anno, mi sembra. Ma chi ci farà riflettere con le statistiche aggiornate? Io purtroppo non le ho aggiornate, allarmanti, è un grande psichiatra, psicoterapeuta, docente presso l'Università dell'ONU, esperto di dipendenze da alcol, droghe e cibo, perché anche il cibo è una dipendenza. Torna il professor Michele Campanelli. Applauso per il professor Campanelli. Buonasera, buonasera, a, tutti, professor buonasera Campanelli, a tutti i telespettatori. Eccomi qua. Non vorrei fare pubblicità così gratuita, ma lei l'ho letta su Teen Informa, sì, su una rivista che Teen... Sì, questo è vero. Teen sulla vetta della Torre Antica, lo diceva anche, giusto? Sì. Se la ricorda la famosa poesia. Grazie, professore. Io intanto niente, la ringrazio. Grazie a me e grazie a tutti. Allora, andiamo a presentare gli altri ospiti. È della scorsa settimana l'articolo apparso su un noto rotocalco nel quale si segnalano le assenze dei fedeli devoti a Padre Pio in quel di San Giovanni Rotondo, sotto accusa la grande industria delle bancarelle sorta intorno alla figura del santo. Vendono di tutto, persino l'aria profumata, in ilnoni, statue di ogni misura, chincaglierie varie. A parlarci di questo fenomeno, un frate cappuccino, parroco e direttore da pochissimi giorni del santuario di San Giuseppe da Leonessa e padre orante d'Agostino. Eccolo qui. Grazie. Eccomi qua. Grazie padre orante. Grazie a te, qui, grazie a te. Proprio da pochi giorni, lei, dopo la trasmissione che facemmo, l'hanno nominata parroco superiore, direttore del... Sono stato domenica sì, è stata proprio la presentazione ufficiale, c'era il vescovo, sì, la festa di San Giuseppe da Leonessa proprio, sì, a Leonessa. Sì. E quindi inizio questa nuova avventura, anche se sì, per me è una... È un riconoscimento grande, perché come sai io sto lavorando da tanti anni sui manoscritti di San Giuseppe e quindi per me è un coronamento, diciamo. Mi trovo veramente a mio agio
sul suo titolo c'è Santa Chiara, ma è colpa mia perché ho dato io questi titoli, Santa Chiara l'Aquila. Diciamo perché? Perché lei faceva parte del convento di Santa Chiara, dove ci sono noti cappuccini. L'ultimo è recluso dentro un convento, lì per giorni e giorni per amore. Recluso, dai. Recluso. Stato è una parola troppo forte. Beh, così hanno scritto i giornali, recluso. Era libero. Lei l'ha incontrato? Sì, magari. Ma ci conosciamo, sì, l'ho visto. Sì. Sì. Il frate dell'Armata Bianca non è da voi, no? No. Sì. Padre Dascanio non è da voi. No. Sì. Cioè non sta adesso nel convento di Santa Chiara. Ma è dell'ordine. Sì, è dell'ordine, però c'è Padre Emilio a Santa Chiara. Sì. L'ha incontrato Padre Emilio? Sì, ma giorni fa. Sì, giorni per fa. Non confondere i telespettatori, Padre Emilio è il frate recluso. Di questo frate se ne sono occupati tutti i media, dalla BBC, dalla CNN, recluso per amore dei fedeli, ovviamente. Dentro questo era l'unico a tenere il baluardo, no? Era l'unico rimasto dentro questo convento? Ma diciamo l'unico perché era un convento che i frati, diciamo i superiori, insieme alla provincia, nel capitolo di 2 anni fa si era deciso, perché i frati purtroppo sono pochi e non bisogna, come si fa a inventarli, no? E allora ecco, si era deciso insieme di chiudere il convento, altri conventi pure saranno chiusi, perché i frati siamo pochi. Padrorante, una confidenza, ma quando un frate, un vostro collega, suscita un'ondata d'opinione così forte come padre Beniamino, si chiama così? Padre Emilio. Io per i nomi non è il forte mio, padre Emilio, voi siete un po' gelosi, no? No. Eh? Cioè, ma guarda un po'. No, gelosi. Andando via io, chissà se farebbero... No, grazie a Dio. Sono partito da Sulmona, ero guardiano a Sulmona, sono ancora parroco, eppure grazie a Dio ho preparato la gente, perché dobbiamo essere obbedienti, è la vita nostra fatta così. Certo. Ci dicono di partire, noi siamo un po' come i militari, dobbiamo andare. Anche perché voi firmate il voto di obbedienza, la cosa più bella. Sì. Va bene, io intanto la ringrazio. Ma padre Emilio le ha detto se torna in Brasile, perché lui faceva il missionario, mi sembra. No? Beh, lui è stato per tanti anni missionario nella Guaghira, stava in mezzo agli indios, ma è un tipo molto, molto in gamba, diciamo. Duro. In gamba, sì. Abbastanza tenace, voglio tenace, dire. Tenace. Va bene. Noi diciamo che padre Orante è un ricercatore, ha studiato molto la figura di San Giuseppe da Leonessa. È stato lui che ha trovato e che ha portato agli onori della ribalta i manoscritti di questo santo un po' in disuso, tutti poi, si erano scordati di questo santo. Esatto, che poi è un periodo veramente bello, periodo dopo il Concilio di Trento, quindi è stato un uomo veramente grande, un uomo grande che ha combattuto l'usura, ha creato i monti frumentari, non è andato soltanto a parlare, ma parlava e nello stesso tempo aiutava la gente in una forma concreta. Qualcosa veramente di grande. I Monti Frumentari. Cioè, Monti Frumentari è colui. Di collegarci ai tempi antichi, perché poi ne parleremo con Fulco Pradesi. Certo, i Monti Frumentari erano questa iniziativa dove lui andava a predicare, preferiva andare in mezzo alla povera gente, alle montagne, diciamo di Amatrice, qui sopra, di Campotosto, un po' tutta l'Umbria, Montana e Abruzzo. E lui quando andava a predicare, siccome c'era il problema del raccolto del grano, lui l'usura c'è anche oggi. Allora quando andava a predicare lui faceva la questua del grano e magari il compenso della sua predicazione lo metteva il grano, lo lasciava nel paese e ognuno andava e poteva prendere quel grano che gli serviva per seminare. Se il raccolto andava bene lo rimetteva, ma non era obbligo, lo rimetteva. Beh. Se per caso il raccolto andava male, poveretto, almeno non aveva problema, è vero, di rimettere questo grano, perché poi con gli usurai giustamente uno andava a prendere, se il raccolto andava male impoveriva sempre di più. Era questione di fame, di vita o di morte, diciamo. Mi convinco sempre di più, padrorante, che l'unico sponsor della trasmissione sarà San Giuseppe da Leonessa. Speriamo bene. Il suo santuario, no? Vogliamo portare tanta gente. Ma voglio dire, lo posso dire questo, domenica prossima avremo l'onore, si può dire, si può dire. Tanto la RAI riprenderà la Santa Messa proprio dal santuario di San Giuseppe da Leonessa.
domenica prossima, questa la vedremo domenicale. Celebrante. E insieme al vescovo, sì, il vescovo di Rieti. Tante congratulazioni, tante congratulazioni. Siamo arrivati sempre prima, no? Sempre prima. Sempre prima, prima della RAI. Grazie, Padre Orante, grazie di cuore. Grazie a te, grazie. Allora, ancora un ospite, è il presidente nazionale del WWF, sono notorie le sue battaglie per la difesa dell'ambiente e degli animali, ambiente che grida vendetta e si ribella contro un uomo che, non curante, sprezzante delle leggi naturali, l'aggredisce e violenta, procurando incommensurabili danni all'umanità intera. E anche il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo è con noi, Fulco Pratesi, lo state vedendo, applauso per il presidente Fulco Pratesi. Allora, un po' di itinerari a Iosa per arrivare qui in sede, vero Presidente? Sì, è stato molto difficile, devo dire, la complicazione di questi svincoli è stata un po' terrificante. Sì. Però siamo arrivati. Possiamo anche chiedere magari qualche indicazione di ATV7, no? Può darsi che ce la concedano. Sarebbe molto utile. Sì, almeno appena usciti dall'autostrada. Certo. Allora. Certo, perché venendo da Pescara, da Roma, prima Salvaiezzi, seconda poi vabbè, non confondiamo l'idea a chi sta arrivando perché ancora aspettiamo un ospite. Allora, iniziamo. Presidente Pratesi, ho letto che le stagioni sono mutate definitivamente e alcune specie di animali andranno estinguendosi o modificandosi. Certo. È così? Non sono animali, anche piante. Ossia, la mancanza di precipitazioni, la riduzione del manto nevoso danneggerà fortemente specie che sono accantonate alle alte quote e che hanno bisogno della neve invernale e del freddo per potersi riprodurre. Per cui questo già sarà un primo guaio. Poi ci sarà invece l'arrivo di tante specie meridionali che si saranno favorite dal caldo fortissimo di questi ultimi anni. A proposito di questo caldo fortissimo, vogliamo dirlo una volta per tutte, lei, non so se sia vero, io l'ho sempre letto, quindi riferisco che alcuni fiumi sono stati cancellati definitivamente dopo la siccità di quest'estate. Sì, molti fiumi sono proprio da sempre. Alcuni non l'hanno detto, ma questo è preoccupante. Sì. Beh, si è visto molti fiumi anche nel Parco d'Abruzzo per il prelievo eccessivo fatto dalle centrali elettriche. No, ma nel nord? Nel nord molti sono ridotti, poi sperando adesso in Abruzzo delle precipitazioni che possono rifornire questi fiumi di acqua. Ma in complesso negli ultimi anni è stato un calo forte di precipitazioni e naturalmente una riduzione anche della portata di molti fiumi. Dicono anche che le vittime per le eccessive temperature sono state molte di più di quelle che hanno reso note, no? Molti anziani. Certo, le alte temperature, ma anche poi l'abbandono, perché oggi si parla molto dell'abbandono dei cani, ma non si parla dell'abbandono degli anziani che restano in casa soli, dove magari uno torna dalle ferie e lo trova il nonno morto. E questo, secondo me, è un fatto gravissimo, perché oggi, purtroppo, per le ferie, per le vacanze, uno dimentica. Ma è emblematico di un'epoca che stiamo vivendo, no? Sì, assolutamente. Lasciare un nonno solo, tornare e trovarlo morto, l'individualismo è emblematica la cosa. E il consumismo sta appunto uccidendo una cultura anche tradizionale di familiarità e di vita, diciamo, di buon senso. Ma secondo lei la gente, tutti noi, si è resa conto di quanto sia importante rispettare l'ambiente? Oppure aspettiamo davvero la fine di tutto? Io da 40 anni faccio questo mestiere, ho visto che qualcosa è successo, specialmente per quanto riguarda la fauna selvatica, la sensibilità è aumentata. Oggi ammazzare un lupo significa suscitare l'indignazione. Quando cominciamo negli anni 60, anzi, era un piacere per tutti. Per cui credo almeno su questo qualcosa è migliorato. E anche per quanto riguarda altre cose, vedo, noto, in 40 anni di lavoro c'è stato un miglioramento. D'altra parte, peggiorare era difficile. Questa è una buona notizia. Sappiamo esattamente quanto sia preziosa l'acqua? L'acqua è preziosissima, la gente non se ne rende conto. Noi stessi siamo composti per il 70% di acqua. Il pianeta Terra, chiamiamola Terra, potrebbe chiamarsi pianeta acqua. Senza acqua si muore, ogni anno muoiono milioni di persone e moltissimi anche bambini per mancanza di acqua o per diciamo, danni causati dalla scarsezza di acqua o dall'acqua inquinata. Certo. Per cui è una grossa battaglia. Questo, ricordiamo, è l'anno dell'acqua, l'anno internazionale dell'acqua. Bisogna battersi fortemente per mantenere questo meraviglioso dono che Dio ci ha dato. Ecco, la prego, Presidente, di essere il più incisivo possibile, perché dobbiamo in qualche modo far meditare, pensare, scuotere le coscienze. Non c'è cultura nel risparmio dell'acqua, iniziando da quando ci si lava i denti la
mattina, si lascia scorrere l'acqua. L'Italia è il paese che consuma più acqua di tutta Europa. L'ho sentita a Gheo lanciare un SOS pianeta. Esattamente, questo è stato uno dei casi. Ricordiamo, lo ricordo sempre, un esempio carino, dire che l'acqua che noi utilizziamo la mattina per farci la barba è la stessa che serve a un bambino della Palestina per tutto il giorno, per lavarsi, per bere, per cucinare. Ecco, per cui teniamo presente questo, non lasciamo quest'acqua scorrere e andare oltretutto inquinandola. E ricordiamoci che anche molti fiumi oggi sono fortemente inquinati, è acqua che si perde per sempre. A proposito di acqua, caro Presidente Fulco Pratesi, mi viene in mente un episodio che appunto risale ad una mia trasmissione. Nel corso di una mia trasmissione presente un suo presidente regionale d'Abruzzo, Dante Caserta. Dunque, il responsabile degli impianti di sicurezza del laboratorio del Gran Sasso, non so se lei ha conoscenza di questa cosa, ma penso di sì, ammise durante una mia trasmissione che durante un esperimento ci furono dei versamenti di sostanze inquinanti con infiltrazioni dal pavimento alle acque che scendevano a valle. L'esperimento fu sospeso, intervenne la magistratura, addirittura il direttore si è dimesso. Certo. Ecco, come è andata a finire questa storia? La cosa va avanti, il TAR ha dato ragione e ci sono lì ancora grossissime quantità di sostanze tossiche e pericolose che potrebbero finire, purtroppo, visto che il pavimento di questo laboratorio non è perfettamente stagno, nelle acque che molti abruzzesi bevono, milioni di persone si abbeverano a quest'acqua che viene dal Gran Sasso, il più grande serbatoio di acqua del nostro paese, e è a rischio di questo, per questo laboratorio situato nelle viscere di questo mondo. Il ministro Lunardi, il presidente, tanti politici l'avevano data ormai come cosa certa il terzo traforo, invece tutto si è fermato. Fortunatamente tutto si è fermato, di fronte alla salute della gente. Ma siete stati voi? Beh, noi abbiamo fatto molto. E va anche l'ondata d'opinione pubblica. Sì, i sindaci, decine di sindaci del Teramano hanno fatto delle campagne bellissime, per cui di fronte all'acqua non si scherza. Questo c'è dire. Quello volevo dire, questo è un bene prezioso, ma ce ne accorgeremo ancora fra qualche anno, ancora di più a qualche anno. Assolutamente. Andiamo al professor Campanelli, l'inquinamento di queste acque che danni può procurare alla salute dei cittadini che ne usufruiscono, di questo bene prezioso? Guardi Coletta, diciamo, no, giustamente Pratesi ha posto l'attenzione in questo caso sull'inquinamento dell'acqua. Poi parleremo di vino con lei, però no, intanto parlerei comunque di tante altre forme di inquinamento che diciamo pullano attorno a noi. La solita polluzione atmosferica, diciamo, che è ricchissima di tante altre sostanze tossiche, poi diciamo non fino agli inquinanti di cui noi stessi facciamo un abuso. Sì. Ecco. Ma di quest'acqua inquinata poi noi la beviamo, che cosa succede? Ma, sono a medio termine i danni oppure a lungo termine? Sono più a medio termine. Diciamo innanzitutto a carico dell'apparato epatico, innanzitutto. E poi dall'apparato del sistema nervoso centrale, perché poi ci sono delle tossine che vanno comunque a insidiarsi e creare delle combinazioni con alcuni radicali di catene neuronali comunque che svolgono un'attività importante. Tra l'altro, anche studi recenti che io stesso stavo sviluppando su un certo tipo di morbo, inseriamo nel quadro la demenza senile, abbiamo visto che possono avere tra le cause a medio termine sostanze tossiche che provocano a lungo andare fenomeni infiammatori delle cellule nervose, non solo, ma di tutto il substrato delle cellule nervose. Cioè, cos'è il substrato delle cellule nervose? Sono proprio quella parte che continua a dare sostanze nutritizie alle cellule nervose. Quella che si chiama la glia. Vabbè, quindi sono un lubrificante quasi del sistema nervoso, oppure sono dei veicoli sfasciati del sistema nervoso. Quindi danno dei grandi fastidi. Creano degli sfasci a medio-lungo termine. Grazie professore, torniamo al presidente Pratesi. Io le volevo chiedere una cosa, presidente. Come mai, nonostante la scienza, le scoperte innovative, i maggiori mezzi a disposizione dell'uomo, stiamo peggio e assistiamo ad una continua involuzione? Lei come se lo spiega? Ma io lo spiego con un fatto... Lo chiederò dopo anche al ministro Gasp. Di esserci allontanati da schemi tradizionali di buonsenso e di vita sana. Ci stiamo allontanando in cerca di un consumismo
di beni materiali che non potrà mai essere saziato. Si vuole avere sempre di più, anche se questo significa distruggere patrimoni accumulati in milioni di anni in termini di petrolio, di carbone, di metano ed altro. Bisogna a un certo punto riconsiderare la nostra vita, vedere che forse i beni spirituali ci possono dare maggior felicità, l'ha detto San Francesco, Gandhi e tanti altri, però se questo accumulare automobili, siamo i primi al mondo come quantità di automobili noi italiani. Primi al mondo? Primi al mondo, primi in Europa come telefonini, certo. Come seconde case, per cui ecco, calmarsi un po', diamoci una calmata, cominciamo a riconsiderare questo pianeta che non ha dei limiti infiniti, ma finiti, per cui attenzione a non scippare alle generazioni che verranno, i nostri pronipoti, una vita che oggi ancora è vivibile. Vorrei fare, Presidente, un flashback. Come facevano gli antichi senza il frigorifero, le lavatrici, senza i fiammiferi oppure le forchette? Persino le mutande, lo sapeva, Presidente, venivano usate da poche donne perché venivano considerate un capo per prostitute. Niente caldaie. I contadini spesso dormivano negli stessi ambienti degli animali per scaldarsi. Per i bagni c'erano i vasi da notte, no? Al posto della vasca la tinozza, si mangiava col cucchiaio di legno e il tempo veniva misurato con le meridiane. Poi nel 200 arrivò l'orologio. Ecco, questo era il clima di allora. Ora c'è tutto eppure stiamo peggio. Come possiamo spiegarlo? Io adesso lo chiederò, ecco. Lei già l'ha detto, ma vorrei chiedere al padronante, chiedo al ministro Gaspari il suo pensiero, lei che è abituato a vedere tutto sotto il punto di vista politico-economico. Ecco, come mai questa involuzione? Stiamo tornando indietro, questo sfascio, le fabbriche che chiudono. Prima c'erano le tangenti, c'era qualche intrigo di palazzo, qualche intrigo internazionale, però la gente stava meglio quando stavamo peggio. È innegabile questo. Ma per quanto riguarda l'ambiente è inutile negare che il progresso, l'impiego di tanti mezzi, a cominciare dall'automobile, hanno peggiorato notevolmente la situazione ambientale. Poi la presenza dell'uomo non sempre tiene conto delle esigenze della natura e della importanza di conservare l'ambiente, che poi influisce molto sulla salute dell'uomo. Ma questo inquinamento delle grandi aree e anche delle idee, questa retrocessione anche economica, questo alzamento della soglia di povertà, ma usciremo da questa situazione? Innanzitutto, per quanto riguarda l'ambiente, io credo che ognuno di noi dovrebbe cercare di fare il massimo possibile per mantenerlo. Io sono stato sindaco del mio comune e ritengo di avere addirittura mutato il clima, perché piantando un numero molto notevole di alberi all'anno ho attenuato sia il freddo invernale sia il caldo estivo, e addirittura nel mio comune me ne resi conto quando un giorno, su invito di Giustino De Cecco, andammo a pranzare a Schiavi d'Abruzzo, nel mio comune che è 500 metri di altezza, si stava abbastanza bene. A Schiavi d'Abruzzo si moriva di caldo. Perché? Perché non c'era verde, sì, i sassi ricevevano tutto il calore del sole e lo riverberavano sull'ambiente, dando una quantità di calore che non c'era. Sì, ripeto, ma qualcuno adesso, sentendo la trasmissione, ministro, dirà sicuramente, ma grazie, lui era il ministro Gaspari, alzava il telefono e venivano a piantare quante piante voleva. No, guardi, io devo dire che la forestale si presta molto volentieri a tutte quelle che sono le operazioni che salvano l'ambiente, quindi non c'entrava il telefono del ministro nella mia qualifica. C'entrava la volontà dell'amministrazione di fare delle cose buone. E il discorso politico, ministro, si uscirà da questa involuzione? Da questa... Ma il discorso politico è molto semplice. L'Abruzzo ha avuto una involuzione che è partita proprio nel settembre 2000 con l'azione giudiziaria che c'è stata. Io voglio ricordare qui che nel mandato di cattura notificato alla giunta regionale, al presidente della regione, era indicato il reato di truffa, sì, in danno della comunità europea. Per i fondi, ora, no? Ora voglio ricordare che quando a Bruxelles è giunta la notizia che era stato arrestato un'intera
esecutivo regionale con relativo presidente, ci fu naturalmente una grande preoccupazione, specialmente poi quando si seppe che fra i reati contestati c'era la truffa all'Europa. Anzi, un funzionario alcuni anni dopo mi ha detto che si scatenò una specie di caccia alle streghe, certo, per vedere come e in che modo questa truffa si era consumata. Tutti i giornali titolarono a loro la notte dei lunghi coltelli. Ecco, ma come mai usarono questo termine? Ecco, il ministro? Risultato. No, qual dico è perché stato? Usarono questo termine giornalistico? Ma lunghi coltelli. I giornali poi gonfiano le cose in quanto i titoli grossi permettono vendite massicce della stampa. Sì. Questa è la realtà. Comunque. La contestazione del reato di truffa all'Europa non fu coltivata, non fu nemmeno contestato agli arrestati. Quindi era stato, secondo me, un errore che era stato commesso nel compilare il mandato di cattura. Il risultato però è stato terrificante per l'Abruzzo, perché noi eravamo considerati una specie di regione modello, il simbolo un po' del successo della politica europea, perché eravamo al primo posto in Europa precedendo tutte le altre regioni. Certo. Nel sapere che la regione simbolo era una regione di truffatori, poi anche se successivamente in effetti questo non è stato coltivato, si è dimostrato che era infondato, però il marchio è rimasto. E certo, quindi quello ha portato immediatamente alla cacciata dell'Abruzzo dall'articolo 1 degli interventi comunitari, ha portato come conseguenza la cacciata dell'Abruzzo dall'intervento straordinario nazionale, e di qui è partita quella che possiamo chiamare una politica contraria all'Abruzzo che lentamente sta producendo i suoi effetti. Quindi perché una perdita il volano che c'era prima, una perdita di credibilità. La perdita di credibilità, ma soprattutto la mancanza di arrivo dell'intervento straordinario che aveva reso possibile all'Abruzzo un successo che non aveva registrato nessun'altra regione d'Italia. Come considera il modo di fare politica oggi, ministro Gaspari? Ma secondo me non si fanno le cose che si dovrebbero fare, si fanno le cose che non si dovrebbero ma fare. Ma per impegno, per scarso impegno o per scarsa capacità? Ma io direi perché non si vuole applicare le regole più elementari dell'economia. Una regola elementare che tutti comprendono, sanno, è quello che se non si investe non si produce nuova ricchezza, non si produce lavoro, non si produce occupazione. Gli investimenti in Abruzzo sono quasi cessati. Questo è il grosso problema. Perché? Perché in effetti alla politica degli investimenti per far crescere nuove iniziative che possono produrre ricchezza, lavoro e occupazione, si è sostituita la politica invece clientelare, quella di creare una infinita serie di enti parassitari i quali servono per distribuire ai politici prebende eccetera eccetera, che non producono nulla, distruggono soltanto quel denaro che dovrebbe essere impiegato invece per produrre ricchezza e occupazione. Lei, ricordiamolo, è uscito dalla scena politica nel 94 dopo 41 anni da parlamentare e 26 da uomo di governo. Ecco, pensa che adesso sia veramente cambiato il modo di fare politica rispetto ai tempi della Balena Bianca? Ma io credo è che proprio adesso, totalmente cambiato. Adesso il sistema elettorale attuale, non come sistema maggioritario, ma come modo di attuare il sistema maggioritario, si è sbagliato. Perché? Perché con questo sistema tutte le nomine vengono da Roma, persino quello del sindaco di Rocca Cannuccia. Per cui non c'è più l'interesse del politico. Esiste Rocca Cannuccia, ministro? Beh, esiste ancora Rocca Cannuccia, sono paesi che hanno 300 abitanti, 200 abitanti. Il problema è che adesso, siccome tutto viene da Roma e viene deciso e fatto a Roma, si è perso il contratto fra la rappresentanza politica e la società civile. Io sono stato 2 mesi a Gissi. C'è questo vuoto, c'è questo vuoto. Sì, c'è questo vuoto. Sono stato 2 mesi a Gissi, non ho visto un parlamentare. È una cosa incredibile. Sì. Ai miei tempi l'estate era la stagione più faticosa propizia per me, perché dovevo essere presente in 1000 località.
sì, dove io avevo il contatto diretto con i cittadini e percepivo i problemi come sono nella realtà, percepivo le esigenze da soddisfare. Dove sono andati questi politici durante l'estate? Se ne saranno andati al mare? Si vanno a divertire, okay, andranno altrove, non lo so io quello che fanno. So che non hanno più interessi a coltivare l'elettorato e quindi i problemi che interessano l'elettorato. Adesso, dopo questa panoramica, questo excursus a livello nazionale, possiamo dire, stringiamo il raggio e vediamo un po' quello che è successo qui in Abruzzo, a Pescara. La Casa delle Libertà ha perso le elezioni al Comune e non per colpa di Sospiri, come qualcuno ha detto. Secondo lei, le cause dove vanno individuate? Guardi, io all'inizio, prima che iniziasse la vera e propria campagna elettorale, ho detto a chi di dovere che il Comune di Pescara era perduto dal centrodestra. Ah, già l'aveva previsto lei? Ma era facile la previsione, perché? È troppo intelligente lei. Perché quando si prende una posizione di contrasto così forte sul nome del candidato, come era stato preso non solo da Alleanza Nazionale ma anche dall'UDC, sì, è evidente che anche se poi alla fine ci si mette d'accordo, l'elettorato che è stato, diciamo, sottoposto a una campagna contraria a quel nome non ritorna indietro. Quindi è assolutamente falso che Alleanza Nazionale e Sospiri abbiano fatto votare Luciano D'Alfonso. Certo. Non è affatto vero. Sospiri ha cercato di recuperare le sue quindi truppe. Quindi le cause sono tutte da individuare? Le cause sono nella precedente posizione. Lì, certo, quell'elettorato che ha votato Luciano D'Alfonso è un elettorato di centrodestra che non è rientrato quando si è raggiunto l'accordo sul candidato. Scusi Ministro, lei con chi parlò? Perché ha detto io parlai con chi ma di io dovevo. Parlai con qualcuno dei massimi responsabili romani e gli dissi voi possiamo, Pescara l'avete perduto del centrodestra. Non possiamo sapere chi, Ministro. Beh, questo io direi è una cosa che non voglio fare uno nomi. Dei massimi, cioè, uno dei massimi, direi ai massimi livelli. Io ho detto voi Pescara l'avete perduta, gli ho detto in modo molto chiaro. Perché? Perché chiunque conosca l'ABC del mestiere del politico sa che quando c'è una divisione così netta, argomentata, forte, possono rientrare i vertici, ma non rientra l'elettorato. Quindi è ingiusto dire che Sospiri ha fatto votare Luciano D'Alfonso. No, una parte dell'elettorato che normalmente vota Sospiri non è tornato indietro, cioè ha votato per come era arrivata la prima indicazione. Nel sospetto che lei abbia parlato con il Berlusconi, la signora Annalena Moretti l'ha addirittura sognato Berlusconi, no? No, è stato un sogno. Perché? No, volevo dire a proposito. Signora Annalena, possiamo raccontare questo sogno? La signora Annalena, io ho una visione della politica italiana e la vedo a modo. In generale, lei lo ha sognato vestito di bianco. Perché le cose sono cambiate, certamente. La politica è completamente cambiata dai tempi della Prima Repubblica, non c'è niente da fare. Per cui io mi sono sognata il presidente Berlusconi. Bellissimo, perché io lo adoro, poi tra l'altro non mi sono mai divertita tanto come in questo periodo, perché lo vedo, secondo me Berlusconi ragiona da imprenditore e quando noi l'abbiamo votato, abbiamo votato perché volevamo il cambiamento e quindi ci piaceva anche questo modo di fare, anche questo modo di trattare male quel famoso tedesco che gli ha detto questa frase del capo. Io lo rivedo, mio padre avrebbe reagito lo stesso, certamente non è un politico, non si comporta da politico, ma a noi che l'abbiamo votato ci piace proprio per ma questo. Ma tornando al sogno, alla fiction, il sogno che è sempre la fantasia. Sono, è sempre la visione della politica italiana, Berlusconi tutto imbrillantinato, vestito di bianco, che scende le scale come Wanda Osiris e dice amore, amore, portami tante rose e tutti i suoi giannizzeri che gli porgono le rose. Nella visione, mi scusi, della sinistra, sono secondo me personaggi un po' squallidi della Van Spettacolo, per cui credo che neanche... Ambra Iuvinelli? Facciamo un po' così. I tempi sono cambiati. Io lo faccio vedere anche dal mio libro, le cose sono cambiate dalla morte di Kennedy, tutto è precipitato in peggio, non so se... Va bene. Adesso... Per quanto riguarda poi l'acqua,
la forza dell'imprenditoria italiana, secondo me, erano le piccole industrie, come erano le nostre, subito dopo la guerra, che si facevano le cose con amore. Il ministro Gaspari lo sa, quando siamo venuti giù noi con la birra Moretti Sud, siete le ricerche per l'acqua, no? Che siete abbiamo fatto l'acqua. Sull'acqua. Certo. Tanto è vero che andando a pesca, mio marito ed io abbiamo scoperto che c'era una sorgente a Popoli e abbiamo detto qui deve essere. Perché noi, con l'idea di mio padre, l'educazione che abbiamo avuto, le cose le volevamo fare bene. Ecco, volevo dire, Annalena, che a Popoli ci sono le sorgenti del fiume Pescara. Per cui quando la Heineken cercava una fabbrica nel centro-sud, e la nostra, grazie a Nino Caputi, l'ingegner Caputi, che si era fatto un giro in Germania a vedere come si dovevano fare le fabbriche, e lui da bravo ingegnere, e ha costruito una fabbrica stupenda, era la prima d'Europa. Quando la Heineken cercò una fabbrica nel centro-sud, vide la nostra e disse: ma questa è la più bella. Non gli parve vero. Poi le cose sono cambiate perché c'è sempre la politica, le cose. E torniamo alla politica. A Udine noi in giardino avevamo il pozzo dell'acqua, ecco perché abbiamo vinto anche dei premi, il famoso Oscar dell'imprenditoria italiana, perché l'acqua era buona. Ma certo. Senta, Ministro, buono che poi ho subentrato un'azienda che lavora proprio l'acqua. Bravo, quindi, la riprova che si trattava di un'azienda che puntava molto sul... È un grande successo. Ma io vorrei tornare alla politica. Una piccola imprenditoria. Poi sono subentrate le multinazionali, come si poteva? Certo. Lei, Ministro, nonostante sia uscito, si occupa ancora di politica, ma sia uscito dalla scena, ha deciso di rinunciare. Come mai? Pur essendo stato corteggiato a lungo da molte coalizioni correnti. Io ho deciso di rinunciare perché io sono entrato nella politica non per mia volontà e scelta, ma su pressione dell'ambiente che mi circondava. Mi hanno voluto politico. Ma anche adesso l'avrebbero rivoluta. Nel 1994 io ho avvertito nella gente, anche negli abruzzesi, l'esigenza di vedere facce nuove. E allora io mi sono dimesso subito da parte. Dice: la gente lo vuole, si prende quello che vuole. Quello che io ritengo adesso che deve essere fatto è ripristinare il maggioritario, però con il voto di preferenza, in maniera che il cittadino torni in possesso del suo diritto di scegliere. Ma lei, se così fosse, tornerebbe sulla scena? No, sulla scena 82 anni. Ma allora passati, lei vuole creare il mito dell'immortalità? 82 anni, no, passati, vuole creare il mito dell'immortalità, come ha fatto Mina, cioè vuole scomparire. No, io sono sempre disponibile a dare i consigli che possono derivare da una lunghissima esperienza di governo e da una lunghissima esperienza di vita politica. E naturalmente a chi me lo chiede lo do. Ci sono dei ministri in questo governo che qualche volta mi chiamano per avere dei consigli, per sfruttare la mia esperienza su alcuni determinati problemi che li interessano. Ma non la chiamano soltanto i giovani, io so che ultimamente, di recente, si è sentito anche con Andreotti, Ministro. Ma Andreotti io per la verità l'ho incontrato poco, ma io ho incontrato invece, ripeto, ministri dell'attuale governo hanno chiesto un parere su alcuni problemi di notevole interesse nazionale. Io ho dato ben volentieri. Mi sono offerto anche in Abruzzo. Lei pensa... Devo dire, in Abruzzo vengo consultato soltanto da sindaci dei comuni minori. Tutto quello che, diciamo, aspetto più importante non mi ha mai chiesto niente. Se mi avessero chiesto qualche consiglio, forse avrebbero fatto qualche errore di meno. Gli abruzzesi potranno riassistere ad una riedizione del film Il ritorno della balena bianca? Ma io credo anche questo, politicamente io ho detto che pensare di risuscitare la Democrazia Cristiana è un errore, perché è un evento storico che non può tornare a rivivere, però io sono convinto che nel tempo, e direi anche nemmeno lungo, nel tempo medio, noi avremo in Italia il ritorno di un grande partito di centro, nel quale confluiranno
come asse portante magari i cattolici, ma ci saranno i liberali, ci saranno i socialisti democratici, vabbè, ci saranno i repubblicani, i quali saranno un elemento di riferimento, di fiducia e di garanzia per l'elettorato. Perché oggi quello che la gente avverte è la insicurezza. Anche gli investitori che devono fare le loro scelte si trovano in difficoltà perché non hanno la sicurezza del futuro. Quando manca la sicurezza del futuro, naturalmente ci si ferma, ci si arresta. Ed è uno dei problemi della crisi che in questo momento stiamo attraversando. Beh, persino le pensioni sono incerte, quindi creano dei grandi dubbi, delle grandi incertezze. Non si decide mai, si discutono anni interi, non si arriva a una decisione. Perché la ripresa negli Stati Uniti è più rapida? Perché è una ripresa che nasce dal mercato, che nasce dalla libertà, e quindi sono le decisioni dei singoli che poi elaborano una linea e la portano avanti. Grazie Ministro. Lei è uno dei pochi ministri che non ha, o politici che non ha bisogno di sapere le domande prima, perché non me l'ha mai chiesto. Lei mi ha detto una cosa prima, se io le so prima dopo perdo in spontaneità. No, si perde in spontaneità e non si dicono le cose vere. Perfetto, grazie. Lei sarà sempre il ministro degli abruzzesi, ma anche lo zio Remo di sempre. Lo zio Remo di sempre. Passiamo alla signora Annalena. Allora, lei passa la maggior parte dell'anno a Pescara, mi sembra, no? Prevalentemente, nonostante ho letto sul piccolo di Trieste, è una bella notizia, la signora Annalena è riuscita a vincere una gara per riaprire il porto che fu 50 anni fa l'ex porto di Maria Teresa d'Austria. Non è l'ex che ho vinto porto di Maria Teresa d'Austria. Sì. Non è che ho vinto una gara, io una sera, siccome amo l'arte, sono stata invitata. Qua, Annalena, Sì, sì, l'ho letto sul Piccolo. Ah, mi fa piacere, ma guarda. Sì. C'è un articolo del Piccolo. È stato difficile riuscire a far capire. Il Porto Franco diventerà, il Piccolo di Trieste del 10, il Porto Franco diventerà quartiere alla moda. Segnate le concessioni per il riuso di Porto Vecchio. E quindi fanno non è stata tutto facile, bella perché cosa. Trieste è una città poi affascinante, con gente molto colta, per cui tutte le cose che uno voleva proporre, la prima cosa che fa il triestino dice no se pol, quindi riuscire quindi riuscire anche a far capire dopo tanti anni che tenere una cosa così, naturalmente ristrutturando quei magazzini, perché lì ci sono qualcosa come 25 magazzini in stile, proprio sullo stile Francesco Giuseppe. E quindi un bel impegno. Naturalmente non sono sola, c'è una cordata. C'è anche una collega, la comitiva sì, il libro. Sì, mi sono fatta un'amica e collega, la Maria Antonietta Zonin. Zonin, poi, questo nome pure che non mi è nuovo. Quando La Zonin, la famosa Zonin. Questo qui è il libro della signora Annalena Menazzi Moretti, Sposerò il baffone. Quando abbiamo avuto anche l'incontro con Berlusconi, che abbiamo parlato di questa cosa, lui si è messo a ridere, ha detto: ah, Moretti Zonin, chissà che cosa fate, birra e vino. Un bel binomio. Sì. Allora, veniamo al suo libro. Io l'ho definito un racconto coraggioso. Se mi segue, signora Annalena, così andiamo a raccontare. Inizierei dal clima di allora e dalla realizzazione di una fabbrichetta. Il grande marchio cominciava così. Il clima di allora, brevemente, e poi questa fabbrichetta. Da mio nonno, da mio bisnonno, che era, aveva tante cose, oltre, tra l'altro, oltre a tutte queste cose che aveva lui, questi terreni, voleva mettere questa piccola fabbrica di birra e ghiaccio. E poi da lì fu ripreso da padre di mia madre, che poi morì giovanissimo, mia madre divenne ereditiera a 3 anni, dove subentrarono sti padrini che la defenestrarono la madre perché era una donna semplice e fecero vivere mia mamma nei collegi, immaginando per lei dei matrimoni favolosi, altisonanti, con questa gente altolocata. Invece mia madre preferì fare di testa sua, perché conobbe il famoso Lao Menazzi, un uomo meraviglioso, con gli occhi celesti, grande lavoratore. Sua madre. Sì. Ecco, ma tuo padre e suo padre dovette fare molto per farsi apprezzare, per dimostrare... Dai tutori, perché pensavano che lui volesse, come si suol dire, attaccare il cappello. Invece lui era un grande... Sì. Dimostrò subito di avere proprio questa grande passione per portare la fabbrica...
ad alti livelli. Lui era un appassionato di loghi ed un giorno, pensate un po', entrando in un'osteria, vide un vecchio con i baffi. Il famoso marchio del baffone l'ha scoperto lui, sì. Sì. Era un vecchietto che stava bevendo la birra, gli disse: posso farti il ritratto? Cosa vuoi? E lui in friulano gli rispose: basta che mi dia da bere. Pensi un po' che tempi che erano. Poi, prima, durante il periodo della guerra in Albania, addirittura fece quel marchio dei due morettini che brindavano sul ring con i bicchieri di birra, molto bello. Io l'ho potuto mettere nel libro, perché non ho potuto mettere il baffone in quanto abbiamo ceduto il marchio alla Heineken, quindi non mi sembrava corretto. Il penultimo baffone l'ho conosciuto, un apprezzato attore, Marcello Montefusco, che purtroppo è scomparso. E, senta, lei dice di essere nata indesiderata, pensate un po' che espressione forte. Mia madre l'ho letta sul libro. Voleva, sì, è scritto così, il libro parte da questo. Perché, perché è nata indesiderata? Beh, mia sorella aveva già 10 anni, mio fratello 3, forse, no, mio fratello 4 anni, io sono nata anche perché mio padre, che era uno a cui piacevano le donne, non se ne faceva scappare una. E andando Marcello Tusco si chiamava il penultimo bravo attore scomparso, baffone della... Ma le vere amanti di mio padre sono sempre state le birrerie, parliamoci chiaro, lui aveva queste scappatelle. Per cui conobbe questa meravigliosa signora in uno di questi zone climatiche, che si chiamava Annalena, e siccome lui era un tipo che non si voleva, quando faceva qualcosa lo doveva dire, tornò a casa, mia madre era incinta, disse: sai, ho conosciuto una bellissima signora là che si chiama Annalena, affascinante, se abbiamo una figlia chiamiamola Annalena. Figurati mia madre come poteva essere contenta di sta cosa. Lei definisce i ricchi noiosi, oziosi e anche inetti un po', no? Gran parte sì, devo dire la verità. Però tutti sono così, no, anche lei è una ricca, signora Annalena. Ma non è vero, no, perché io sono forse ricca di pensieri, di animo, ma non sono ricca. Che poi al giorno d'oggi, mi scusi, quei 4 soldi ce l'hanno tutti. Per avere la ricchezza, devi avere proprio qualcosa dentro che ti dà tutto. Infatti io, che poi nella vita ho voluto viverla, ma viverla veramente, contestando quel modo di... Lei si considerava, l'ho letto nel suo libro, bruttina e grassa. Sì. Non sembra vero, vedendola adesso. Dicevano, sei brutta, sei grassa. Ecco. Quindi ho passato gran parte della mia infanzia a cercare di dimagrire. Però con le pillole. Ciò, di storie ne ha avute, perché so che appunto filava con il portiere dell'Udinese. No, filava per quei tempi, come si poteva fare, qualche occhiata, qualcosa così. C'era il terrore di suo padre. Per carità. Sì. No, io ho cominciato a scoprire l'amore quando sono venuta giù in Abruzzo, che avevo 30 anni. Certo. E tutti avevano il terrore di suo padre, bastava uno sguardo, mentre sua madre, lei dice, mia madre completamente donna... incapace di esternare affetto. Perché era vissuta anche lei con quell'ambiente, a 3 anni, sempre nei collegi, e senza la mamma, come poteva sapere che cos'era l'amore, come poteva fare una carezza? Non l'ha avuta lei, ma io queste cose le ho capite adesso, ma quando sei piccola non le capisci. E allora reagisci. Per metterti in mostra, facendo delle cose. Torniamo ai ricchi, signora Annalena. Lei ha scritto che, avendo avuto tutto dalla vita, o quasi, pur di provare nuove emozioni, ricorrono a tutto. Lei, per esempio, non per l'emozione, ma perché poteva permetterselo evidentemente, faceva uso di pillole dimagranti fino a stordirsi. Era convinta di risolvere così i suoi problemi, invece non faceva altro che distruggere la sua psiche, tanto da avere continue crisi depressive. No, io non ero depressa, anzi nella mia vita sono sempre stata una sognatrice. Questo che mi ha aiutato ad uscire da questa forma. Ma le pillole le prendeva? Cioè in casa mia si diceva: è grassa. Mio padre, da industriale, per rimediare, diceva: va bene, mandiamola da un professore che gli dia le pillole per dimagrire. Ma quante ne prendeva al giorno? Io prendevo 50 pillole ogni 3 giorni, il famoso Glandiprosan e Yoaltrex. Incredibile. E poi 3 disidratanti al giorno, insomma io mi massacravo con questa cosa.
E poi mi facevo fuori, non so. Io ho definito il libro della signora Annalena e la ringrazio di questo per essere qui, coraggioso, proprio perché nessuno avrebbe mai messo. Io sono andata in viaggio di nozze con le pillole nascoste nella fodera della pelliccia. Oh, ma questo qui serve tantissimo. Sì. Per una coraggiosa. Prego, professor Campanelli. Prima della trasmissione ho avuto il piacere poi di parlare proprio con Annalena di questi aspetti intimi. Allora è venuto fuori, ma quello già la signora lo sapeva a posteriori, un grave problema di abbandono affettivo, che poi è sempre la causa scatenante di tutta una progressiva condizione di aumento di alimentazione quasi di tipo compensatorio. Cioè, man mano che c'è la percezione di essere poco amati, aumenta sempre di più, diciamo, no, la voglia di compensare con l'alimentazione. Questo è un primo dato di fatto. Poi appunto, diciamo, come lei diceva, il padre, tra l'altro, diciamo, no, da buon industriale, non ha fatto altro che utilizzare operazioni pragmatiche senza preoccuparsi di vedere se forse in casa c'era qualcosa che non andava bene, cioè tipo appunto il rifiuto dalla figlia, l'abbandono affettivo, diciamo, comunque che ha avuto sia dal padre che dalla madre, la madre che magari prova amore, però non riusciva ad esternarlo. Tra l'altro io ho fatto i complimenti comunque alla signora, perché in effetti ormai a posteriori possiamo dire che con tutto quello che è successo, con tutto quello che ha preso, poteva entrare tranquillamente in una fase psicotica, schizofrenica. Infatti io pensavo. Schizofrenica, cioè questo sarebbe stato il suo grande calvario, terribile. La sua struttura di personalità molto forte. La sua capacità di ribellarsi, ecco poi quando parla giustamente della sua ricchezza interiore, non della sua ricchezza materiale, di cui non sapeva che cosa farsene, perché è stata quella che l'ha salvata. Cioè la ribellione, la voglia di dire no a certi tipi di metodi, a certi tipi di schemi familiari, a certi tipi di mentalità. Si è ribellata a tutto, ha recuperato il suo sé, la sua parte più autentica, più genuina della sua personalità, bene, questo l'ha salvata. Così come ha salvato anche il lavorare di fantasia. A un certo punto, la fantasia aiuta molto, scollandosi, no? Da una realtà molto deprimente, perché non, cioè, non dimentichiamo appunto che era una bambina, una giovanetta abbandonata a se stessa dal punto di vista affettivo, lei ha elaborato la fantasia e con la fantasia si è costruita una sua realtà. E quindi sì. Diciamo, no, con la fantasia ha superato gli aspetti più drammatici che sicuramente che poi noi abbiamo visto, diciamo, no, nella nostra esperienza sui disturbi alimentari, molte volte, ahimè, ecco, diciamo, no, vanno a confluire in uno stato psicologico. Lei ha messo a punto una terapia per, è titolare di una terapia, l'ha brevettata, per la grande obesità. Esatto. E si dice che quando uno è obeso, un grande obeso, è un, c'è un disturbo alimentare. Ma disturbato da che? Ma allora, dal punto di vista psicologico il problema è sempre quello, no? Ritorniamo a quel disturbo lì. Esatto. Io poi, diciamo, non comunque rispetto ad altri, proprio a fronte di una mia lunghissima esperienza su ragazzi che hanno sofferto di disturbi alimentari, poi ho progettato uno schema terapeutico, comunque biologico, sì, diciamo, no? In cui ho messo a punto una metodologia, ecco, che mi ha permesso di utilizzare per 60 giorni circa compresi di fluoxetina, cosa non ha mai fatto nessuno al mondo, ma non è stato un rischio, era una realtà che sapeva che avrebbe dato i suoi frutti, diciamo, no? Però, frutto da vari studi, voglio dire, certo. Erano 15 anni ormai che studiavo, certo, tutto questo anche sulle bulimiche, comunque. Certo. E quindi ho visto, tra l'altro, che senza toccare altre variabili, già questo farmaco che aumenta la serotonina, che è un ormone che si trova nel sistema nervoso centrale e lubrifica il sistema, appunto, nervoso, cioè che agisce come? Modulando meglio il centro della fame e della sazietà, perché queste persone, così come anche Annalena, mangiano col cervello, sì, non mangiano per fame, sì, non esiste la fame biologica, no, esiste, diciamo, una fame psichica. Quindi, diciamo, no, ho capito come la fluoxetina, che avrebbe aumentato la quantità di concentrazione della serotonina e alcune strutture cerebrali del sistema nervoso centrale, avrebbe modulato meglio il centro della fame e la sazietà. In parole povere, cioè, avrebbe, diciamo, esaltato di più il centro della sazietà e inibito, diciamo, il centro della fame. Tant'è che ho avuto, diciamo, comunque a distanza di 6 mesi, senza toccare comunque l'aspetto alimentare, oltre una diminuzione di oltre 20 kg. È chiaro che all'interno di un processo terapeutico sano, molto più complesso, cioè che prevede psicoterapia e rieducazione alimentare, cioè abbiamo la possibilità di riportare, diciamo, noi il grande obeso a quei livelli di peso da cui non esce più. Perché? Perché facciamo una ristrutturazione generale, certo, sia dal punto di vista della parte della personalità, sia dal punto di vista della rieducazione alimentare. Ecco.
Bene, noi continueremo in altre puntate a parlare dei grandi obesi e di quello che possiamo fare. Mi dispiace, ecco, mi scusi con l'età. Sì. Cioè, sono profondamente rammaricato. Lo so, siamo rammaricati tutti, ma che possiamo per fare? Per quello che è successo a Nena, perché beh, una bambina non può meditare però, la reazione di questo genere. Però non purtroppo è dobbiamo non uscire. Però dopo io, con la l'amore, subito come rimasi incinta di mio figlio, feci un voto e dissi se... il figlio, perché tutti si aspettavano il mostro, invece smisi completamente di prendere le pillole, mi disintossicai e da allora io, ma droghe, non ho mai preso niente, mai una medicina. Io adesso, ecco, sono diventata più bella, voglio dire. Si vede. Bello, signora. Posso fare una domanda? Sì. Mi sembra, lei professore, state parlando del passato. Però mi sembra il problema è di oggi, tutto il problema degli psicofarmaci, il problema di tutte queste pillole. Chi le dà queste pillole? Ci sono dei medici che le danno. Sì. Allora, guardi, le posso dire questo, no, proprio su un grosso mensile, proprio ad agosto, no? Ho avuto una intervista su un problema molto interessante, proprio quello di cui riparlava, cioè queste pillole che tendono a far dimagrire. Noi viviamo, ahimè, in una situazione dove i disturbi alimentari, signori, è una malattia sociale, ormai riconosciuta, questo è un dato di fatto. E noi ci troviamo a faticare, ma soltanto perché abbiamo grande entusiasmo, contro resistenze e situazioni drammatiche. Allora, cosa succede? Che esistono comunque due grosse strutture, qui adesso mi inimicherò, non queste realtà di cui sto per parlare, però bisogna avere il coraggio di dirlo. Bisogna dire la verità. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Allora, ci sono i centri fitness. E ci sono comunque tutti gli istituti cosiddetti di bellezza dove passano sotto banco tutta questa serie di farmaci. Non solo, però ci sono anche molti farmacisti compiacenti che vendono prodotti galenici. Non solo, ma poi abbiamo anche strategie manipolative da parte delle ragazze. Che fanno, per esempio? Io l'ho visto da esperienza, infatti ne ho parlato alla giornalista. Ad esempio, loro affermano, vanno dal medico genetico e affermano di essere ipotiroidee, cioè che la tiroide funziona male. Bene? Quindi si fanno prescrivere un farmaco che aumenti la quantità di ormoni tiroidei. L'ormone tiroideo ha l'effetto, tra l'altro, quello principale, di accelerare il metabolismo. Accelerare il metabolismo sia far dimagrire, sciogliere e bruciare i grassi. Bene, loro passano attraverso, fingono di essere ipotiroidee, quindi bleffano con il medico, il quale a un certo punto, senza neanche una corretta dovrebbe accertare, fare degli esami. E invece fa subito la prescrizione. Certo. La prescrizione è fatta, inizia il calo. Certo. Questo inizia il calvario. Inizia il calvario. Questo è un modo ufficiale, tra l'altro, anche di bypassare il problema clandestino. Torneremo a parlare dei grandi obesi, io però vorrei a dire una cosa, approfittare di questo spazio, della sua presenza, per dire che l'alcol, parlare di alcol, dei danni che procura l'alcol, che l'alcol uccide 10 volte più della droga. Molto di più. Possiamo sapere i dati statistici esatti? Allora, guardi, da parte sua. Allora, io mi ricordo che, ricordo questo, sia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, torno indietro, perché possiate vedere, tra l'altro, questo cambio enorme, di epidemiologia, di malattie e di distruzione. Lei pensa che nel 1981 in Italia morivano 30.000 persone? Ministro. Ecco, 30.000 persone per cirrosi epatica, guardi. 30.000 persone? Dottor Pratesi, 30.000 persone per cirrosi epatica da alcolismo, alcoldipendenza. 30.000 persone. Già allora il 30% degli incidenti stradali nel 1981 era causato da alcolismo. Non solo. Poi avevamo, tra l'altro, un numero enorme di neonati che nascevano deformati per problemi di alcolismo, soprattutto da parte del padre, no? Questo è dato in fatto. Poi, tra l'altro, guardi, andavamo, grosso modo, sui 200-300.000 casi di psichiatrici di sindrome di Korsakoff. La sindrome di Korsakoff è una sindrome delirante, ormai il cervello è partito, in cui il soggetto, vede di tutto, tranne la realtà. Sarebbe poi quello che poi scatena anche gli adjuntens, sarebbe quello che porta per l'individuo a vedere sulle pareti scarafaggi, topi, ragni e via di seguito, tra l'altro. Le allucinazioni? Quelle sono le allucinazioni, altre forme di allucinazioni. Non solo, allora avevamo 2 milioni
2 milioni e 300 mila di alcolisti. Ora, ecco Coletta, adesso i dati sono questi. Adesso ci sono oltre 90 mila morti per cirrosi epatica da alcol dipendenza. In Europa? In Italia. In Italia? Da 1981 30 mila. Adesso il quadro si è triplicato. Lei poi già mi ha accennato, ha tirato fuori questa altra notizia drammatica, cioè un ragazzo su quattro, uno su quattro muore per incidente stradale. Diciamo, no? Ci sono le direttive, è allarmante quello che lei dice. Ma guardate signore, questo poi tra l'altro ahimè dovrebbe portare anche un discorso che ha a che fare con le famiglie, perché io mi chiedo sempre, ma le famiglie dove stanno? Sono latitanti. Sì. Sono latitanti purtroppo. Sì, però non... Cioè, no, ma non accuso. Sì. No, ma non guardate, diamo tutte le responsabilità alla famiglia. Adesso le spiego. Le famiglie sono latitanti, sa perché? Adesso parlo dei grandi centri. Perché sono costrette a lavorare full time. Allora, diciamo, questo per costrizione, perché qui stiamo andando, ormai, sono oltre 7 milioni di, diciamo, di famiglie che viaggiano sul regime di povertà. Questi sono dati del Census di 2-3 anni fa. Allora, la donna è costretta a lavorare fino alle 5-6 di pomeriggio. Quando torna a casa, ma quando ha il tempo, tra l'altro, di poter coinvolgersi efficacemente, diciamo, amorevolmente con il bambino o la bambina? Ed ecco che lì iniziano le grandi delusioni. Certo. La bambina non può capire come mai la mamma, diciamo, non fa tutte queste ore di ritardo e non torna a casa, e quando torna a casa non è così avvincente. Però non professore, questa madre è costretta da una società che ti impone delle necessità. Ma questo è il problema. Il problema grave. Lei sta facendo un'analisi stupenda. Ma questo è il problema grave. Però dietro cosa c'è? Qual è la causa scatenante? Ma certo, ma è proprio questo. Ma allora infatti, diciamo, no, anche con un grande psichiatra, un neuropsichiatra infantile, no? Abbiamo sfidato su un giornale, diciamo, no, proprio le istituzioni, cioè dicendo che una società si può definire a cultura umana nel momento in cui permette ad una donna che, diciamo, no, partoriente, la possibilità di stare a casa almeno 3-4 anni, di avere il posto conservato per potersi godere la sua maternità e per poter permettere al figlio, al bambino, alla bambina, non rotture drammatiche nei momenti più critici della sua vita. Su questo si basa la civiltà. Comunque non la Commissione... Vorrei dire una cosa, professore. La Commissione europea, le direttive europee hanno come obiettivo quello di frenare l'aumento dell'abuso di alcol, tenendo conto, lavorando sui tassi di alcolemia, quindi vogliono consigliare dallo 0,5 allo 0,2 a seconda dei tipi di veicolo, no? O del tipo di guidatore, e poi tenendo conto del fattore economico e delle preoccupazioni per la sanità pubblica. Quindi la Commissione è invitata, questo qui lo vorrei dire, ad adottare misure soppesando, professore ascolti bene, ministro, soppesando accuratamente gli interessi in materia produttiva delle bevande alcoliche, gli interessi di pubblica sanità, quelli di miglioramento delle condizioni di vita al terzo posto, quarto ed infine del lavoro dei popoli. Ed infine, ecco appunto, far intervenire chi deve far rispettare le leggi. Però al primo posto ci sono gli interessi, devono soppesare accuratamente gli interessi in materia produttiva delle bevande alcoliche. Certo, e quindi questo crea un po' di difficoltà, voglio dire. No? Non si fa come per il fumo, dove finalmente lo Stato è sceso in campo e adesso informa tranquillamente, in maniera molto esplicita, che il fumo uccide. Certo, però c'è un fatto, siccome l'Italia oscilla tra il primo e il secondo produttore al mondo di vini, come farà poi l'Italia a mettere un'etichetta, no? Come quella che succede, come si sta verificando nel fumo, sulle scatole di sigarette? Non credo che la arriverà mai, perché lì c'è il rischio del tracollo economico. A meno per quanto riguarda il professor Vino. Scusa. Prego, padre Durante, perché vorrei cambiare. Questo è un discorso, secondo me, bellissimo, però mi sa che si sta facendo un po' l'ostracismo a quello che è il vino. Io penso che un bicchiere di vino, due bicchieri di vino vanno bene. No, parliamo di abuso. Stiamo parlando di abuso. Guardi padre, sto sviluppando un discorso anche per paradosso. Sono povero Cristo, insomma. No, la signora Annalena è fondatrice di una famosa birra, quindi... Stiamo sviluppando un discorso per paradosso, perché guai qui a creare quel clima che si era creato, diciamo, no, negli Stati Uniti, quando
quando hanno messo al bando i superalcolici. No? Ritorniamo alle statistiche, muore un ragazzo ogni quattro ragazzi, pensate un po', per abuso d'alcol, padronante. E io per questo motivo ho l'intenzione di aprire con il professor Campanelli, se mi darà conforto della sua presenza, di aprire una finestra, perché no una via d'uscita, per coloro i quali vivono in preda ai fantasmi e chiusi magari dentro casa. Ecco, questo qui potrebbe essere una mano che noi tendiamo, e quindi il professor Campanelli verrà a trovarci e poi proseguiremo questa direzione. Cercheremo di fare quello che possiamo. È una battaglia che deve coinvolgere comunque non soltanto le vittime, ma anche le famiglie, da una ma parte, anche le istituzioni. Ecco, perché spesso non sanno, i poveri genitori non sanno a quale santo votarsi, e quando lei mi dice... devono avere anche conforto e istruzioni da noi specialisti, però tra l'altro vorrei anche coinvolgere le istituzioni, vorrei coinvolgere, diciamo, perché è un discorso che non coinvolge soltanto le vittime. La prossima volta parleremo di questo aspetto, lo prenderemo di petto, professor Campanelli. Ecco, le voglio dire soltanto questo, e qui finisco. Allora io in questo momento ho in cura, perché siccome faccio anche la disintossicazione rapida d'alcol, adesso ho in cura un ragazzo che ha fatto questo, adesso sta in psicoterapia. Ma questo ragazzo, tra l'altro, ha continuato a fare un abuso di alcol perché era un soggetto depresso grave, perché i suoi genitori, come questa donna, diciamo, coraggiosissima, tra l'altro, come tutte le friulane, era diventato periferico alla famiglia. Bene, questo ragazzo, tra l'altro, andava, e lui me ne ha parlato, guardi, con quella sicurezza da brividi, da far paura, perché diceva, guardi professore, che ci vuole? Con una moto da mille di cilindrata, quella che ho io, nell'arco di 10 secondi lì arriva a 300 all'ora. Quindi parto in autostrada, in 10 secondi arriva a 300 all'ora. Poi l'ha salvato non so chi, perché poi sul raccordo anulare ha fatto un incidente catastrofico. E lì è stato salvato. È venuto in terapia. Quindi noi tenderemo una mano anche alle famiglie, perché ho detto prima, spesso non sanno a quale santo votarsi, e quando io parlo del santo colgo l'occasione per affrontare un altro argomento e per andare a San Giovanni Rotondo. Veramente aspettavamo un medico di Casa Sollievo della Sofferenza, ma si è perso, non riesce a trovare la sede, quindi è possibile, Presidente Pratesi, quindi colgo l'occasione per rivolgere un appello di sensibilizzazione per far mettere un piccolo cartello, perché altrimenti ci vogliono delle spedizioni di soccorso, giustamente. Andiamo in quel di San Giovanni Rotondo e parliamo con Padre Orante, perché vorrei capire che cosa sta accadendo. Come mai questo calo di fedeli a San Giovanni Rotondo? Colpa del business che si è sviluppato intorno alla figura del santo? Intanto io vorrei far vedere, se possibile, inquadrare questa... Prego. Questo è Monsignor D'Ambrosio. Sì. D'Ambrosio, quindi stampato... da Padre Pio al Vescovo D'Ambrosio, il santuario, la città ospedaliera, la diocesi. Che è il Vescovo di Manfredonia? Vescovo di Vieste, Manfredonia, certo. E di San Giovanni Rotondo. Certo. Allora, non so se fino a che punto il gente possa essere attendibile, però ecco, questo fa riflettere molto. Ma riflette perché, anzi sono, ti ringrazio perché mi permette di parlare di questo in un momento, diciamo, questo è un problema di attualità, diciamo, si parla di questo problema dovunque, magari se ne parla al bar, se ne parla quando si va a fare la spesa, anche se sono passati alcuni mesi, 4-5 maggio, quando c'è stato proprio il fatto, il polverone, però sono cose che giustamente ancora oggi hanno colpito. È quindi come facciamo una ferita. Un po' di chiarezza, no? Facciamo un po' di chiarezza. Chiarezza in questo senso. Io sto qui a parlare come frate. È importante questo, Enzo, perché il giornalista giustamente scrive e vede e riflette sulla, come persona, no? Come persona. Sì. È un giornalista, però è una persona. Io vedo le cose... senza nulla togliere al giornalista, vedo le cose sotto l'aspetto della mia identità. Io sono un frate, certo. E quindi certamente vedo le cose in una forma diversa da quella che la può vedere un giornalista, certo. O un uomo qualunque, anche un fedele qualunque. Certo. Magari della carta stampata, siamo in televisione, quindi lei sta raccontando le cose. Io sto raccontando, esatto. Cioè, mi sto avvalendo io della sua testimonianza. Esatto. Ad esempio mi sono fatto una cultura
e tu lo sai di quel periodo, tramite internet tutti gli articoli. Che sta succedendo lì a San Giovanni Rotondo? Secondo me non sta succedendo niente. Perché ma il calo dei pellegrini c'è, ma il calo dei pellegrini secondo me perché c'è? Forse perché è stato mal interpretato, ecco, questo volevo chiarire io. Volevo chiarire, diciamo che lì a San Giovanni Rotondo, è stato questo nuovo vescovo, non è solo vescovo, come dicevo, di Vieste, Manfredonia, ma anche di San Giovanni Rotondo. Sì. Quindi diciamo che la cattedra vescovile sta anche nel santuario, cioè, di San Giovanni. Rientrava nella curia. Ora voglio dire, cosa è successo? È successo qualcosa, secondo me, niente di. Cioè, possiamo dire il frate deve fare il frate. Allora, il giornalista o anche il fedele non può vedere e non può rendersi conto di quello che magari, ecco, prima, è il frate. Prima Padre Orante ho detto forse colpa del business che si è sviluppato intorno alla figura del santo. È un business, pensate un po', di centinaia di miliardi, iniziato nel 1918, anno dell'apparizione delle stimmate. E tanto per informare, nel 1927, lei lo saprà sicuramente, Pio XII dispensò Padre Pio dal voto di povertà e nel 1968, anno della sua morte, il Vaticano ereditò un patrimonio di 200 miliardi di vecchie lire. Ma veniamo ai giorni, questa è la sasta cosa, sì, no, sì, Padre sì. Orante, anche forse il Ministro. Allora, improvvisamente il Vaticano ordina al Vescovo di Manfredonia di occuparsi dell'amministrazione del santuario. I frati insorgono, non vogliono, lo hanno fatto sempre loro. Al Vaticano forse non tornavano i conti, voglio dire, no? C'è qualche cosa che non... Poi i bancarellari protestano e dicono via le mani dal santuario, che ci pensino i frati. Ma alla luce di questi fatti, a seguito di un'informazione massiccia, dove spesso, ahimè, le immagini comprimono il pensiero, la riflessione, la gente si chiede perché il Vaticano incarica un suo vescovo di amministrare il famoso luogo di culto quando sino allora ci avevano pensato i frati? Ma il discorso è questo. Questa è una domanda precisa. Ecco, la domanda precisa. Io cerco di rispondere a questa domanda. Prima di tutto dico questo, che il frate deve fare. Io penso che Padre Pio non è dei frati, Padre Pio è della Chiesa. Padre Pio è della Chiesa, è un patrimonio della Chiesa. Allora dico, tu frate, fai il frate. E proprio perché c'è stato uno sviluppo tremendo, si parla di miliardi, sì, allora è anche giusto che tu, frate, ti metti dentro al santuario a lavorare e lascia che questo lavoro dei soldi, eccetera, lo possa fare qualche altro che è più esperto di te. Io penso che qui non c'è niente. E poi non è una scoperta. Noi vediamo in tutti i santuari, i più grandi santuari, ecco, noi vediamo soltanto l'aspetto economico, i soldi, quando invece la figura del delegato, del vescovo, quindi anche del Vaticano, sta lì anche per aiutare, quindi incontra quelli che sono... Padre Orante, attenzione, perché adesso lei va a fare il direttore al santuario di San Giuseppe. Ma no, non ci dopo sono, ci, non ci sono miliardi. Dovessero arrivare a questa cosa dei miliardi, no, e poi arriva il Vaticano, no, e dice, e poi lei non può dire, voglio amministrare lì, ma... Senti, io voglio ribadire una cosa. Ora San Giovanni Rotondo, Padre Orante, scusi, è considerata la Las Vegas dei miracoli. A dir la verità, ai cappuccini dà un po' imbarazzo, crea imbarazzo questo tutto questo denaro. Ma anche ho saputo su questo, Padre Pio, riferendosi ai bancarellari, rispondendo a chi gli faceva notare gli eccessi del culto, era solito rispondere guaio pure questi ad Anna Campa, questo qui lo dicevo. Fatto sta però, questo qui è un dato di fatto, che i pellegrini arrivando a San Giovanni Rotondo, fino a qualche tempo fa San Giovanni Rotondo superava di qualche migliaia di presenze il santuario di Lourdes e di Fatima, quindi era al primo posto, arriva a San Giovanni Rotondo e trova le scritte olio di Padre Pio, vari conventi, l'esistenza di un sito sul preziario dove si può intervenire con dei contributi, 25 euro per una pietra, 50 euro per la canna della Chiesa Nuova, per l'organo. Quindi voglio dire, tutto questo i pellegrini pensano che sia esagerato e quindi non ha nulla a che vedere con il messaggio spirituale di Padre Pio. Oh, allora voglio dire, in tutto questo, Padre, certo, sono d'accordo, troppo, no? Però questa è un'esagerazione che purtroppo noi troviamo in qualunque santuario.
Beh, sì. Di qualunque santuario. Lì in, un modo particolare perché, ecco, quello che diceva Padre Pio, ci troviamo di fronte ad una realtà veramente povera. Voi immaginate, adesso ho letto che ci sono oltre 140 alberghi, hotel, 140 hotel. Certo. Ma voi immaginate un pochettino, se non ci fosse stata la presenza... Las Vegas dei miracoli, di Padre Pio, cosa sarebbe stato là sopra? Certo. Quattro pietre. Voglio dire che socialmente porti qualcosa, è anche giusto, però che poi se ne faccia una strumentalizzazione, questo è sbagliato, questo voglio dire. Quindi insomma, mi fa piacere che, appunto, detta da un frate, che i frati facciano i frati e quindi a gestire ci pensi il Vaticano. Lei, Presidente Pratesi, che cosa, che se ne intende di ambiente, di lupi e di animali e altre cose, che cosa ne pensa di questa? Beh, io penso che sia... Io facciamo una rapida carrellata. Ricordo che... Sì. Un precedente importante, Gesù Cristo, quando andò nel Tempio e vide tutte queste bancarellari che vendevano gli uccellini e le colombe per i sacrifici, lui prese una cosa e cacciò via tutti. Io penso che... Lei sa solo storia dove ci sono gli animali, ovviamente. Sì, purtroppo, c'è anche sulla Bibbia, c'è uno studio completo sugli animali, è un mio chiodo fisso. Devo dire che, insomma, quanto più si è vicini alla natura, tanto più si è distanti dai beni materiali. Io penso sì, sicuramente. Oggi il Parco del Gargano, entro cui c'è il santuario, ha un numero di visitatori immenso, maggiori di quelli che vengono al Parco d'Abruzzo, perché che vanno al santuario e della natura e del parco gli importa poco. Ricordo che Francescane, San Francesco primo fu che dette invece una grande importanza alla natura e agli animali. Ancora le sue preghiere, i suoi fioretti sono per noi un insegnamento magnifico. Lui difendeva i fiori di campo, difendeva il lupo naturalmente, ma difendeva anche le colombe, tutto quello che poteva fare. Sicuramente avrebbe odiato i cacciatori. Quindi, venendo... sì. E quindi quanto più la religione si distacca dai beni materiali, che sono sempre fonte, poi secondo me fonte anche di peccato, fonte di corruzione, tanto meglio è un tipo bello andare in certi eremi bellissimi, magari dell'Appennino, in cui sono quattro frati tranquilli che se ne stanno lì beati, senza tutto questo orpello. Sicuramente Pratesi sarà sfuggita la situazione di mano da lì. Penso anch'io. Sì, perché ormai troppe bancarelle, troppe, addirittura l'aria profumata di Padre Pio. Sentiamo che cosa ne pensa il ministro Gaspari. Lei è andato mai a San Giovanni Rotondo, ministro devoto al santo, lo conosce, sa del... Ma certamente sono stato da Padre Pio come tutti, devo dire, sono stato, ha avuto anche, modo, insomma, sono stato anche in altri santuari, qualche volta ho rappresentato anche il governo a Santa Rita, quindi conosco questi problemi. Io sono d'accordo con quello che ha detto Padre Orante? Sì, i frati devono fare i frati, devono curare gli aspetti religiosi in maniera che non si traduca quello che è un sentimento religioso, un apprezzamento religioso in un affare. Questa è la parte mercantile, non deve essere gestita da chi rappresenta una continuità religiosa, anzi io ritengo che sia nocivo, proprio molto nocivo, perché se prevale l'aspetto mercantile alla fine si perdono le ragioni per le quali si va in quel santuario. Lì si va a vivere un momento di spiritualità. C'è un sentimento particolare. Io quando per esempio ho visitato Santa Rita, io sono andato a vedere dove Santa Rita pregava. Quindi ho cercato di rivivere. Dove c'era un rosaio, no? Voi immaginate il momento ascetico in cui la santa si rivolgeva a Dio. Deve venire a Leonessa, perché Leonessa è vicino a 12 chilometri da Cascia. E questo San Giuseppe ha delle croci, qualcosa di stupendo. Ma lo so benissimo. Preghiera, no? È lo sponsor del programma. Quindi, diciamo, una gestione fatta dai religiosi di quello che è l'aspetto mercantile, del denaro, eccetera, è una cosa che disturba fortemente l'aspetto religioso e secondo me alla fine danneggia anche l'aspetto mercantile, perché se si perde quel fervore religioso che porta ad accedere al santuario, ad andare a pregare lì, naturalmente si perde
quello che è il momento di attrazione che, certo, chi vuole vivere questo momento spirituale trova recandosi proprio sul posto. Certo. Io mi ricordo quando ero piccolo, mio padre era negli Stati Uniti e mia madre mi portava a San Gabriele. Partivamo la notte alle 3, la mattina ci fermavamo verso le 8, le 9 a piedi? A Castellammare, no, con un autobus di allora. Cioè, ci fermiamo, immagino, tutta la notte, si viaggiava, il mattino dopo alle 9 e alle 8, le 9, alle 10 ci si fermava a Castellammare Adriatico per le varie esigenze che c'erano. Poi si risaliva e si arrivava sul far della sera al santuario di San Gabriele. Faccia spiegare, Castellammare Adriatico? Sì, Castellammare Adriatico è quella parte di Pescara che, cioè, sta naturalmente... Cioè, l'attuale Pescara. Ecco, l'attuale Pescara. Sì. Poi si arrivava e la notte io ho dormito insieme a mia madre sul pavimento, certo, della chiesa di San Gabriele. E andavamo lì a pregare che Dio desse salute a mio padre, da cui dipendevamo tutti, perché lui viveva all'estero, noi pregavamo per lui, era un rito annuale che noi lo facevamo, mia madre lo faceva proprio perché voleva l'aiuto di Dio per questo suo marito che viveva lontano e doveva provvedere alle esigenze di una famiglia. È un ricordo fra i più cari della mia vita. Poi naturalmente sono tornato tante volte a San Gabriele come ministro del Mezzogiorno, ho favorito lo sviluppo, le opere che sono state realizzate, tutto quello che c'è di nuovo, ma è rimasto profondamente radicato nell'animo mio il ricordo di quel bambino che andava lì e pregava e si rivolgeva e credeva fermamente che quella nostra presenza, il sacrificio di quella vita, di quella visita poteva portare salute e benessere a mio padre. Questo era il motivo che può spingere ad andare in un... Le bancarelle, le cose erano assolutamente lontane, certo, dal mio pensiero. E è una sovrastruttura che io direi disturba, certo, l'aspetto ascetico religioso, certo, che doveva essere, era più puro a quell'epoca. Signora Annalena? Piacere di conoscere Padre Pio quando ero ragazzina, di assistere anche a una messa, ma era tutta un'altra atmosfera, ci si alzava alle 4 del mattino, c'erano solo due alberghetti e quando Padre Pio diceva la messa che era pieno di gente e ho sentito il profumo, mi sono molto arrabbiata quando sono ritornata recentemente che ti danno quei santini con l'odore di Padre Pio. Li avrei tirati in però testa c'è chi lo vendeva. Crede, questo è il guaio. Ma non si perché fa questi così vendono, perché ci sono quelle persone. La rosa che ci con il profumo di Padre Pio, è una cosa scandalosa. Scandalosa. Bene. Allora, io intanto ricordo il libro della signora Menazzi Moretti, Annalena, Sposerò il baffone. È davvero un libro interessante, si beve tutto in un fiato. Abbiamo chiarito che il ministro di cui si parla qui in questo libro non è il ministro Gaspari, non è certamente il ministro, abbiamo detto una volta per sempre e non se ne parli più. Al professor Campanelli chiedo espressamente di insistere su questo argomento, apriamo questa finestra perché troppi giovani muoiono per colpa dell'alcol. Ma guardi, comprendevo un attimo l'aggancio diciamo da questo tema. Vede, l'aspetto più squallido, l'aspetto più squalificante della nostra età moderna è che tutto si compra col denaro. Certo. Si compra tutto col denaro. Quindi c'è uno svilimento, una caduta proprio verticale di tutti i grandi valori, comunque. Beh. Ecco, non posso dire altro, perché credo che questa sia la sintesi avvilente, diciamo, no? Che poi porta tanti ragazzi, ma non soltanto i ragazzi, a vivere poi uno stato depressivo profondo. Certo. Benissimo. Allora, la prossima settimana, professor Campanelli, e parleremo appunto di disagio giovanile, entreremo in questo meandro. E mentre a Padre Orante è un arrivederci in quel di Leonessa, nel suo santuario, per Bacco, sì, sponsor sì, di questa trasmissione.
metteremo un logo, un cartello, qualche cosa, magari a ridosso della piramide, che è il simbolo della trasmissione. Al presidente Fulco Pratesi, che cosa dico? Buona fortuna, perché lei di fortuna ne ha bisogno. Ne ho molto bisogno, ce l'ha ammazzato un'orsa con un piccolo. Ah, sì. Come? Oh, ieri ce l'ha ucciso un'orsa con un piccolo, trovato morto, un meraviglioso animale di 3 anni, una femmina, ieri proprio. Bracconieri? Non si sa se bracconieri, veleno o un fulmine, speriamo che sia un fulmine. Una causa, naturale. Una bellissima femmina giovane con il cuccio, morti tutti e due. Bene, Presidente, lei è sempre ben accetto qui quando le vorrà. Prima non le volevo chiedere, ma anche lei odia i cacciatori, perché prima dicevo che San Francesco l'avrebbe odiati. Vabbè, me lo dica un'altra volta. Ministro, lei è sempre quando vuole? Sono sempre disponibile quando c'è qualche argomento che lo merita. Per me è un contributo in fondo che diamo all'approfondimento dei problemi e alla loro soluzione. Bene. Perché uno dei compiti della televisione è quello di rendere, direi, popolari argomenti ed aspetti che diversamente rimarrebbero limitati a pochi. Grazie a voi, ho potuto presentare uno spaccato di televisione ragionata, almeno spero. Ad Annalena Moretti ci incontreremo presto, magari per il porto lì di Trieste. In grazie. Bocca al lupo per questa grande voglio opera. Voglio dire una cosa, sognate, il sogno. Invitiamo tutti a sognare, mentre però voglio dire, sognate dopo la trasmissione, non vorrei che sognaste prima e poi casomai perdendo il contatto. Grazie, appunto, per l'attenzione davvero di cuore, appuntamento al prossimo martedì su ATV7. Grazie a tutti e grazie agli ospiti.